Appassionati di basket, ben ritrovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove l'Udas al termine di una partita emozionante, convincente, ha battuto la Celje 67-66. Siamo con il coach Bufo, coach due punti fondamentali per la classifica, per rincorrere ancora quel terzo posto, ma anche per il morale, per riscattare la sconfitta di domenica scorsa. Sicuramente sì, anche se non siamo soddisfatti della prestazione, ci aspettavamo una prestazione un po' più dinamica, invece a tratti la partita è stata spenta, si camminava in campo e siamo un po' delusi. Abbiamo anche rischiato alla fine, se fossero entrati i tiri liberi del Celje, avremmo perso in maniera rocambolesca, però nello sport, nel basket può capitare, per fortuna. Quanto avete sofferto in panchina in quegli ultimi tre tiri liberi del Celje che potevano capovolgere il risultato? Sì, stiamo ancora tremando per la paura, quindi diciamo che sì, siamo stati soddisfatti anche perché il finale della gara d'andata è stato più o meno lo stesso, eravamo 3 punti avanti e ci hanno riagguantato all'ultimo secondo con un tiro a tre del vostro Lescott. È stata comunque questa una partita molto difficile, penso che le penetrazioni contropiedi veloci sono state fondamentali per alla fine per vincere l'incontro. In una certa fase della partita sì, poi alla fine non si è più visto il contropiede che è una nostra arma. Non ha funzionato alla fine, un po' forse per stanchezza. Quando è riuscito quel tipo di gioco, sì, siamo stati, diciamo, abbastanza efficaci in attacco, ci siamo anche portati avanti nel punteggio. Poi, insomma, comunque, bene o male, alla fine è arrivato il risultato che ci aspettavamo, speravamo, cioè. Adesso domenica ci sarà l'ultima partita in trasferta prima della lotteria dei playoff, affronterete Terlizzi. Quanto è importante chiudere in bellezza con una vittoria, anche in ottica playoff? È importante per mantenere la concentrazione, vincere sempre, non perdere l'abitudine a vincere, per affrontare poi determinati e concentrati playoff, che sono una lotteria, infatti, può capitare di tutto. Gioca molto anche il ruolo del pubblico, la tensione dell'evento importante. Per noi è una novità, diciamo, qui a Cerignola, quindi siamo anche curiosi di vedere che succederà. Grazie, coach, in bocca al lupo. Coach, è stata una partita vincente fino al suono della sirena. Purtroppo per voi quei tre tiri liberi sbagliati, che rammarico avete per come è finita la gara? Bene, rammarico, è chiaro che se segnavamo, facciamo un passo indietro. Se Curri segnava il tiro da tre, la partita la portavamo prima a casa. Poi l'arbitro è stato bravo a chiamare il fallo, il fallo su Alessio. Poi Curri chiaramente dalla lunetta in queste situazioni deve avere sangue freddo, però non rammarico niente, ragazzo. Ho tirato e il pallone se ne è uscito dal ferro. Niente da dire, la partita è stata dai due volti, primi due quarti a favore, diciamo, nostro, però devo lanciare una lancia agli arbitri perché i primi due quarti non avevano visto quasi niente, vabbè, ma ci può stare. Noi pensiamo alla prossima e la partita è stata vincente, come la partita anche dell'andata che abbiamo vinto dopo un tempo supplementare, bella partita, va bene? È stata una partita appunto avvincente, comunque su un parquet molto difficile come quello contro l'Udas avete dimostrato, avete comunque un bel gioco. Sì, noi a questo punto è chiaro che siamo secondi, però il gioco si esprime lavorando sempre in palestra e avendo degli ottimi giocatori sempre a disposizione. Ripeto, pensiamo noi a domenica contro il Castellaneta, che non è semplice. Conquistare appunto due punti importanti in ottica playoff. Sì, due punti importanti per arrivare secondi ed avere l'eventuale bella sempre in casa. Ok, grazie, coach, complimenti. È stata una partita difficilissima ma emozionante. Avete rischiato di perderla nell'ultimo quarto, dilapidando un po' in vantaggio. È stato decisivo alla fine proprio un tuo tiro libero. Quanto siete soddisfatti e soprattutto siete riusciti a riscattare la sconfitta di domenica scorsa? Siamo soddisfatti per cioè, essere tornati alla vittoria, che era importante. Comunque dovevo migliorare molte cose che insomma, cioè, si sono state viste in queste due ultime partite. Però vabbè, ti ripeto, l'importante è vincere, l'importante è prepararsi mentalmente, sportivamente, continuare a lavorare per affrontare questi playoff che vengono tra 2 settimane. Anche oggi sicuramente hai contribuito con tante triple, canestri importanti. Sei soddisfatto della tua prestazione? Guarda, soddisfatto, cioè io sono uno molto, cioè che no, non mi accontento con mai. Posso avere fatto qualche sbaglio, posso avere fatto qualche cosa bella. L'importante è che sempre dico che quando entro nel rettangolo di gioco, cioè, cerco di lasciare tutto e
Comunque sempre ci sono cose da migliorare, però sempre con cuore, con tutta la grinta, cercare di vincere per forza. Ti abbiamo visto sul parquet oggi abbastanza carico, incitavi continuamente il pubblico, sentivi molto il peso della partita? No, perché io ritengo che queste partite, cioè, si vincono anche col sostegno di loro, e, cioè, loro sono veramente sempre, appoggiano senza nessuna condizione, quindi, cioè, è un affetto reciproco che c'è, che lo porterò sempre con me. Per chiudere, dopo l'ultima trasferta di domenica contro Terlizzi, comincerà la lotteria di playoff. Che playoff ti aspetti? Duri, perché ancora non sappiamo chi sarà il nostro avversario. Comunque sì, sarà un avversario duro, perché ci possiamo aspettare al terzo posto massimo. Se avessimo vinto stasera con più di 5 punti, magari potevamo aspettare qualcosa in più. Però così soltanto possiamo ambire al terzo posto, e il terzo va con il sesto, che sicuramente sarà Castellaneta. Se siamo quarti saremo con il Bari, se non sbaglio, che sarà un avversario durissimo. Quindi le partite si vincono in campo e nessuna cosa è scontata nello sport. Nonostante tutto, Ludas proverà naturalmente a centrare l'obiettivo promozione. Io penso di sì, stiamo lavorando tanto, cioè abbiamo fatto di tutto e di più durante l'anno per raggiungere un obiettivo. Speriamo di raggiungerlo, ti dico che saremmo tutti contenti, perché, cioè, abbiamo lavorato tanto quest'anno e sicuramente ci meritiamo un po' di belle cose. Grazie Ugo, complimenti. Grazie a te.